Amici di Onda Libera, siamo a Fano, presso la Mediateca Montanari, la Memo, dove si è appena concluso un incontro diciamo di politica monetaria, possiamo definire così. Siamo con Marco Bertorello, l'autore del libro Non c'è euro che tenga. Già dal titolo capiamo di cosa si è parlato, cioè è un periodo che si parla molto euro sì, euro no, usciamo, non usciamo, eccetera. Ma le faccio una domanda di tipo generale, ma la moneta è un'unità di misura o è il padrone che domina l'economia? Entrambe le cose, direi entrambe le cose. Io sono per non sopravvalutarla, neppure sottovalutarla, la moneta e il ruolo delle monete, però neanche sopravvalutarlo, per cui per certi versi funziona da unità di misura e per altri ovviamente determina tutta una serie di dinamiche macroeconomiche a livello nazionale e sovranazionale, quindi sicuramente ha un ruolo importante, seppur non assolutizzerei troppo neanche questo, nel senso che poi credo che, come ho provato a scrivere anche nel libro, il problema non sia solo e unicamente riconducibile al tipo di moneta, ma più, diciamo, in maniera in profondità rispetto alle dinamiche dell'economia nel suo complesso. Il problema potrebbe essere che c'è un eccesso di capitale speculativo rispetto al capitale produttivo? C'è in parte, nel senso che in realtà è stato il capitale produttivo a creare il capitale speculativo e finanziario. Quando il capitale produttivo si è reso conto che non era più redditizio investire e intervenire nell'economia reale, progressivamente si è trasformato e ha incominciato a investire nel capitale finanziario, rivelandosi più produttivo e più efficace dal punto di vista della produzione di profitti. Ecco, dal suo intervento mi sembra di capire che è indispensabile cambiare le logiche della produzione e le logiche dell'economia, cioè non si può più andare avanti con logiche del passato, in quanto dovremmo fare i conti con le risorse che purtroppo ci siamo accorti che non sono infinite, quindi probabilmente questo è il vero problema della crisi epocale che stiamo vivendo. Abbiamo infatti due crisi in corso, una ecologica, che è la principale, quella epocale, quella che mette in discussione tutti, quindi l'esistenza stessa del pianeta, e dall'altro una crisi sociale, economica, che invece mette in discussione soprattutto le classi popolari, le classi più umili, le classi subalterne, chiamiamole un po' come si vuole, e quindi il combinato di queste due crisi richiede una trasformazione. Durante il dibattito ho parlato di rivoluzione antropologica persino, cioè di una trasformazione sia degli assetti economici e di relazioni economiche, sia anche di abitudini, di stili di vita, di ideologie anche. Noi viviamo in un paese in cui purtroppo quotidianamente assistiamo a esempi di malgoverno, di malamministrazione, inchieste su inchieste, la magistratura sempre al lavoro, eccetera. Un'uscita dell'euro aggraverebbe questa situazione o invece favorirebbe una migliore amministrazione? Non so se la migliorerebbe, cioè non so se la aggraverebbe, sicuramente non la migliorerebbe, nel senso che credo che l'Italia da questo punto di vista sia uno dei paesi che rappresenta uno degli esempi peggiori, e quindi il poter fare tutto in autonomia non mi garantisce senz'altro, anzi da questo punto di vista bisogna dire che alcune regole di trasparenza, di controllo proposte e promulgate dall'Europa hanno fatto sì che si contenessero alcune dinamiche. Paradossalmente, per certi versi, persino lo Stato italiano riesce a promuovere alcune cose che regolamenta i livelli inferiori, perché sennò forse lasciati al libero corso degli eventi produrrebbero ancora più scempio di quello che già fanno. Quindi non so come dire, da questo punto di vista un controllo sempre superiore all'altro quantomeno riducono un pochino il fenomeno, possono farlo almeno. Grazie mille e complimenti. Grazie a voi.